Buongiorno, è giovedì e quindi è il mio compito. Il giovedì ho un incontro con voi. Beh, sul sito del mio dottore c'è una domanda che riguarda un qualcosa molto comune in quest'epoca, un qualcosa che capita spesso in quest'epoca e che da grande sofferenza un po' a tutti. Solo pochi sono capaci di non soffrire per queste cose. Ma può darsi che questo sia un po' il segno dei tempi, dato che abbiamo modificato alcune cose circa le leggi della vita, soprattutto le leggi della procreazione, della famiglia, del rapporto fra maschio e femmine. La vita, ci spinge a stare in un guado, ma quando ci spinge a stare in questi guadi vuol dire che la vita ci ritiene anche degni di superare quel guado, cioè capaci di farlo. Non sta dicendo, non sta dando una prova, senza pensare che la persona è sottoposto a quella prova, non abbia le capacità per superare quella prova. Beh, quando la natura ci infila in un problema, vuol dire che ritiene che noi abbiamo gli strumenti per superare quel problema. Infatti, nessuno di noi vuole essere infelice. E ha questo strumento per essere felici oppure per essere felici. Quindi, se andiamo a finire la vita guidando i nostri passi, ci infilano un problema, beh, vuol dire che ci ritiene capaci di superare quel problema e non perdere la via della felicità. Ma devo dire che la vita in questo caso potremmo spingere al mittente questa considerazione. Dice: no, grazie, non volevo questa prova perché è troppo gravosa, io non ci riesco. Ecco, la parte umana di noi può cominciare a dire: no, no, non la volevo, non ci riesco, e quindi chiede pietà. Vediamo come questa persona chiede pietà. Salve a tutti. Io da poco ho scoperto il tradimento di mia moglie. Questo è il problema. Il tradimento. Sia delle fidanzate, sia delle amanti, sia delle mogli. Il tradimento dei fidanzati, degli amanti, dei mariti. Siamo sposati da 6 anni, abbiamo due piccolini a casa. Scoprendo il tradimento, ne abbiamo parlato un po' 2 giorni consecutivi. Ha chiesto perdono, ne abbiamo discusso dei motivi. Io adesso l'ho perdonata. Ma non riesco a scordare quello che è successo. Ecco, il nucleo di questa faccenda è proprio questo, il nucleo, il nodo dove la vita ha infilato quest'uomo, ritenendolo degno di poterlo sciogliere e forse, pensando seriamente che se lo scioglie, questo è un uomo degno di vivere. Riserva grandi doni la vita a quest'uomo se è capace di sciogliere questo nodo. La vita non fa nulla per caso, c'è sempre un fine, e fine non è l'infelicità, è la felicità. Ma la felicità passa per l'autoconsapevolezza di noi stessi. Questa è una prova altissima di autoconsapevolezza. Perché il nodo è fatto di attaccamenti, è fatto di credenze, è
è fatto di pregiudizi, è fatto di mille grovigli. Questo è un nodo seriamente aggrovigliato. Beh, certamente lui lo rimanderebbe al mittente questo dono, ma vediamo di guardarlo come un dono, perché la vita non ci ha messo al mondo per ammazzarci, per fotterci. La vita è un dono e la vita ci fa continuamente dei doni. Ecco, dov'era il nucleo? L'ho perdonata, ma non riesco a scordare quello che è successo. Ammetto anche di piangere quasi ogni giorno da loro, ovviamente senza farmi vedere alle mie figlie o da lei. Sento ancora forte amore nei suoi confronti. L'amo ancora tantissimo, amo la mia famiglia, ma sto molto male ogni giorno, ne soffro tantissimo. Vorrei un consiglio, se possibile. Vorrei fare in modo di oltrepassare questo momento. Vorrei scordarmi tutto, perché l'ho già perdonata, ma non ho la forza di scordare. Non ci riesco e non so più cosa fare. Bene, devo dire che stranamente questo signore è seriamente degno di questo dono pestifero. Perché è degno? Perché sta dicendo delle parole giuste. Vorrei oltrepassare questa cosa. Vorrei scordare. Ma non riesco a scordare. Beh, dimenticare è una cosa negativa, ma qui uno psicoanalista mi direbbe che sono stupido del tutto, ma che può servire a molte cose positive. Ma uno psicoanalista dice no, la cura sta nel fatto che dobbiamo andare a guardare nell'inconscio, nel rimosso che è, e l'inconscio è fatto pieno di rimossi. O di mossi o rimossi, non lo sappiamo. È fatto di cose dimenticate e noi dobbiamo andare a scoprire ciò che è stato dimenticato, perché se diventa consapevole ciò che consapevole non è, noi ci salviamo. Mi sono laureato in psicanalisi, ragazzi. Il mio primo idolo è Freud, lo è ancora per molti versi. Ma la teoria dell'uomo che ha Freud, la capacità intuitive e interpretative dei sogni, a livello simbolico, e altre capacità non indifferenti, la grandissima cultura classica di Socrate, cioè di Freud, mi hanno sempre affascinato. La sua capacità però, introspettiva, no. Perché ragiona in base a cose, diciamo, a entificazioni. Entifica ciò che non conosce, gli crea ciò che non conosco, ciò che rimuovo, ciò che non riesco a sapere. Ne fa diventare una specie di Dio, una specie di terra di nessuno. Era meglio. Quello che facevano gli antichi, la chiamavano Ade. L'Ade è l'inconscio che se pigliamo l'inconscio di Freud come l'Ade, è molto meglio, perché nell'Ade ci si può andare, possiamo andare a trovare i nostri morti, possiamo discutere con i nostri morti, possiamo sacrificare a Ecate per poter salvarci. Bene. Ed è diventa complicato la psicoterapia a questo signore, perché non abbiamo un'Ade antica, non abbiamo un'Ecate a cui sacrificare. Se no potremmo dire a questo signore, devi sacrificare a Ecate. E chi era Ecate? Ecate, attenzione, guardate bene,
le psicoterapie indirette. Chi era Ecate? Ecate era un'ancella di Proserpina, che quando Ade, uscendo dalla terra di Sicilia, la rapì e la portò giù nell'inferno, per farla sua sposa, fu l'unica ancella che diede qualche indicazione a Artemi, a Demetra che l'andava cercando disperatamente. Quindi, poi soprattutto, in periodo neoplatonico, ai tempi di Plotino, era diventata una notevole dea a cui si sacrificava facilmente. È una notevole perché? Perché era quella che poteva avere un rapporto fra il regno dei morti e il regno dei vivi. Ecco il racconto. Ecate, ancella che dà notizie a Demetra, di dove era sua figlia. E ora come possiamo sciogliere questo nodo? Beh, lui dice l'ho perdonata. Però non riesco a dimenticare, vedi che dobbiamo andare in un mondo, in un altro mondo. Dobbiamo andare giù in un altro mondo, a trovare noi stessi, a vedere come fare. E cosa incontriamo con noi stessi? Che non possiamo, cioè incontriamo quest'organo che non può fare. Non può amare o odiare. Perdonare significa perdonare. Significa non rimanere diviso. Significa non posso fare a meno di te. Devo andare proprio oltre questa situazione. Andando oltre questa situazione, dove devo andarmi ad aggrappare? Come ho fatto un'altra volta, e una cosa simile con un mio paziente, gli dissi: senti, ma prima di conoscerla, questa donna, dimmi, quando l'hai conosciuto? Questa donna era vergine? Fa lui: no. E gli hai fatto un paio di scatole da morire, perché aveva avuto altri uomini? No, vero? E perché non gliel'hai fatto un paio di scatole? Perché quella era una cosa passata, fatti suoi, e tu l'amavi per quella che era in quel momento. Ti andava bene, in quel momento facevi un progetto futuro. Vai a riprendere dalla tua memoria questa sensazione. Quando lei era stata con altri uomini. Perché non gli hai fatto un paio di scatole? Qualcuno c'è che è capace di fare un paio di scatole? Se la donna che ha e che ama ha avuto altri uomini. E la chiama gelosia retroattiva. Ma è sempre lo stesso meccanismo. Ti amo e ti odio e questo cervello non può amare e odiare. Ecco perché dobbiamo andare oltre. Oltre che? Oltre ciò che è esterno, per trovare noi stessi, per trovare quello che quest'organo che può fare e non può fare, tanto quando voglio una determinata cosa, potevo non essere critico. Perché incastrato in questo guaio, questo giovanotto? Perché è acritico? Combatte con le ombre, combatte con mulini a vento, combatte con qualcosa di oggettivamente esterno, buono o cattivo, ma la prima cosa che deve fare è se pensare se l'organo che ha può combattere con queste ombre e come può combattere in modo efficace, se è possibile anche combattere. E per poterlo fare?
Devo conoscere la mia macchina, con la mia macchina voglio a Polo Nord. Ma se non la conosco, se penso che la metto in moto e va, e basta premere l'acceleratore e va, vado a Polo Nord, ma che, non vado manco nel mio garage. Quindi devo capire a fondo come funziona questa macchina, devo alzare la frizione, allora ci andrò al Polo Nord. Così con la mia, ma è facile cascare. Ragazzi, ecco perché dico che la vita tutti noi ci aspetta su un guado. E il nostro stesso cervello, la nostra stessa vita nel suo complesso, ci aspettano su questo guado fra il desiderabile e temibile. E ogni volta che si sta su questo guado, per uscire dal guado, la prima cosa che dobbiamo fare, la vita ci spinge a conoscere quest'organo, se può o non può fare determinate cose che gli chiediamo di fare per uscire dal guado. Bene, lui vuole uscire dal guado, no? E uso parole generiche che dicono molto. Vorrei fare in modo di oltrepassare questo momento, oltrepassare. Non devo oltrepassare questo mondo, devo oltrepassare il mio modo di usare questo cervello. Devo oltrepassare il modo di vedere la dialettica io-tu e di vedere ciò che è fuori di me come qualcosa di oggettivamente buono o cattivo e di non vedere assolutamente i limiti e le potenzialità di quest'organo. Perché con quest'organo voglio andare oltrepassare le cose, ma mi devo chiedere, sono in grado di oltrepassare? È in grado quest'organo di fare queste operazioni o no? E se voglio che la faccia, come devo guidarla? Quali sono i suoi limiti? Cosa può fare e cosa non può fare? Bene. In sintesi, possiamo amare e odiare? Perché si tormenta? Guarda, le emozioni non sono, non lasciamo emotivo, ma le emozioni sono un supporto per guardarci dentro, per guardare quest'organo, per guardare quello che per la nostra mente umana spesso è invisibile. È un segnale potente per andare a guardare le caratteristiche di quest'organo. E capire quello che quest'organo può fare e non può fare. Solo se viviamo secondo i limiti e le potenzialità di quest'organo e interagisce col mondo esterno, questo mondo esterno da inferno può diventare un paradiso assoluto. E noi saremo degli dèi, capaci di creare il nostro destino e capaci di essere felici e infelici con i nostri pensieri. Non con ciò che è, ma con i nostri pensieri. Questo è il nostro destino. Questa è la famosa terra promessa dove dobbiamo arrivare. Quindi la vita ci infila sempre in questi guai. Perché il bene sommo non è stare sempre con una donna o stare sempre con qualcosa che è un bene. Il bene sommo è andare nel regno nella nostra terra promessa, arrivare all'apice dell'evoluzione. L'apice dell'evoluzione è l'autoconsapevolezza di come funziona quest'organo, che non può, è uno dei punti qui, lui, la vita lo ha atteso su questo punto, dove lui deve arrivare per forza a dire che non può amare o odiare, se no si danna l'anima. O ama o odia. Perdonare significa è andata. C'è una frase del Vangelo che dice: quando non vi vogliono in un villaggio e vi cacciano da quel villaggio, scuotete, andate via e scuotete anche la polvere dai vostri calzari. Cioè, quando perdoniamo, vuol dire. Come si fa a perdonare? È andata.
È andata così. Volgio gli occhi di qua e non c'ho più l'attenzione su quello che è passato. È andata così. Così si perdona con questo dialogo interno, no, non si perdona mai nulla. Perdoniamo a quel punto perché, soprattutto in amore, lui ha perdonato per farci amare di più. Quasi quasi come dire, vedi che cazzo ti sei perso. Vedi che uomo ti sei perso. Certamente ha avuto anche l'applauso della moglie per questo. Però a questo punto, pensa anche di essere stupido. Mi ha messo le corna. E io l'amo come un cretino. Vedi che abbiamo bisogno di capire come siamo fatti. Perdonare significa dire, prendere atto e dire è andata. Voltiamo pagina. Amo questa donna, voglio vivere con questa donna, voglio fare un progetto con questa donna, sì. Sarò capace di continuare, desidero e spero continuare a stare con questa donna, a collaborare con questa donna su questo progetto di vita, qualunque cosa accadrà. Nella buona e nella cattiva sorte. Buongiorno. Beh, come vedete, per questo ho fatto una scuola. E penso per aiutare le persone, poi alla fine la soluzione è andare oltre ciò che è apparentemente oggettivo, oltre le ombre della caverna di Platone. E qui la psicoterapia, gli psicoterapeuti devono saper fare questo, prendere per mano e farci uscire dalla caverna di Platone. Ma fin quando le ombre sono realtà per noi, noi ci danneremo l'anima. Voglio andare oltre, vedi? Glielo suggerisce la mente, deve andare oltre. Ma per lui questo oltre è come dire, un oltre oggettivo, l'oltre è quello che è apparentemente oggettivo a ciò che è veramente oggettivo, cioè le caratteristiche di quest'organo, cioè, che non può, quindi non vi sentite, non vi dovete sentire responsabili di quello che fate. Quest'organo non può amare e odiare. Ma voi vorreste amare e odiare nello stesso tempo. Amare non passa per fessi. No, non si può fare. E non vi sentite stupidi perché non lo potete fare. Perché quest'organo non è in grado di farlo, però. Ma posso ottenere. Certo che possiamo ottenere quello che desideriamo. Purché usiamo quest'organo secondo i suoi limiti. Può servire un solo padrone. Posso solo amare. O solo odiare. È molto meglio a quel punto non perdonare ed essere capaci di odiare, perché essere capaci di odiare significa avere il coraggio di farsi odiare. Ho fatto una volta un post in cui dicevo che chi non è capace di odiare non è capace nemmeno di amare, perché la capacità a odiare ha come presupposto, è un andare oltre, ha come presupposto la capacità a farsi odiare, a lasciar libero un altro di odiarci, ma la capacità ad amare spesso ha come presupposto il fatto che non mi voglio fare odiare e quindi rischio di servire due padroni. Il nodo della mia scuola è su questo. Su quest'organo andiamo a scavare continuamente quello che può fare e non può fare quest'organo. E tramite quella vestale, quella specie di maga che può essere la Chiara, che è un ottimo soggetto ipnotico, io spero di dimostrare com'è fatto quest'organo, quello che quest'organo può fare e non può fare. Buongiorno.